crees, Sofía, que ha tenido, en fin, en su éxito? ¿Qué porcentaje su presencia, su físico, su belleza? ¿Y qué parte su tenacidad, su talento, su capacidad para estudiar y para interpretar? Ah, non c'entra la bellezza, non c'entra per niente. C'entra nella vita di tutti noi la tenacia, la fiducia in noi stessi e questa forza che ci porta davanti per fare quello che noi veramente vogliamo fare. La bellezza sì, può contare, ma non è importante. Usted ha logrado hacer feliz a su madre en cierto modo porque ella ve en usted un poco un espejo de lo que por sí misma hubiera querido ser. Ma mia madre, in fondo è mia madre che si sente Sofia Loren, io non sono Sofia Loren, assolutamente. E, mia madre ha sempre vissuto nell'ombra di quello che facevo io, certo, sì, assolutamente. Mia madre è una donna soddisfatta, felice, perché attraverso quello che ho fatto io, in fondo lei si è realizzata, lei, sì. ¿Qué ha significado la figura de su padre, que yo creo que ha sido una constante traumática en su vida? ¿Usted ha vivido siempre con la sombra de su padre sobre sí? Ma mio padre ha condizionato moltissimo la mia vita. In ogni momento della mia vita io ho sempre cercato di incontrare mio padre, sempre, Siempre. sempre. Per questo forse non mi sono mai innamorata di persone che avevano la mia stessa età, mai, assolutamente. ¿Y cómo fue esa prueba? Mal. Oh, sempre male, Siempre mal. sì. I provini che io ho fatto per la Ponte de Laurentiis sono sempre andati malissimo, sempre. Todas esas pruebas han sido Sempre, siempre malas. sempre. Y, sin embargo, Carlo Ponti, che era un gran productor, había tenido ya la habilidad de descubrir las estrellas que había detrás de algunas caras de mujer y había dado su primer impulso a Lyda Valli, Silvia Costina, Gina Lollobrigida, etc. Sin embargo, Ponti diría por aquel entonces que pocas veces había encontrado una actriz que a la vez fuese mujer. Quizá las únicas dos veces Sì, que ma forse ha detto encontró. questo perché era innamorato di Porque estaba enamorado, me. lo diría, dice ella. ¿Cómo era Carlo Ponti en esos días? ¿Cómo lo recuerda usted? Ma il primo incontro che ho avuto con lui è stato meraviglioso perché mi ricordo sempre dei suoi occhi, del suo sorriso e mi è sempre sembrato, a prima vista, un uomo molto autentico, sincero e generoso. Prima avevo fatto non dei personaggi, avevo fatto qualsiasi cosa per guadagnare soltanto dei soldi. E nel 52 ho cominciato a fare dei ruoli molto più importanti, poi nel 53 ho conosciuto De Sica e nel 54 ho cominciato a fare con lui L'oro di Napoli e abbiamo cominciato ad avere un'intesa talmente perfetta tra me, De Sica e Carlo, mio marito. E da allora non ci siamo più lasciate perché io con De Sica ho fatto 20 anni di cinema e con lui avrò fatto almeno 10 film che io considero importanti per la mia carriera, almeno 10. El entendimiento, la identificación entre Vittorio De Sica y Sofía Loren fue Ah, perfecto, è una inmediato, cosa unica, una cosa di unica, trasmissione. è una cosa unica che non si ripeterà mai più, mai più. Mai più. ¿Alguna vez se ha repetido y se ha ampliado eso, por ejemplo, con Mastroianni, el trío Sofía, Non era la Mastroianni, De stessa Sica? cosa, No, perché no è con lo De mismo. Sica c'era un tale affetto, una tale comprensione, che era una cosa veramente eccezionale. Non posso paragonarla a nessun'altra esperienza che io ho avuto nel cinema, no, assolutamente. Y en 1956 viene por vez primera a España. Viene a España cuando Carlo Ponti ha considerado que ya es el momento de darle a Sofía el espaldarazo internacional, de ponerla en la plataforma del gran cine mundial. Es una ocasión que se presenta con Stanley Kramer, que está preparando la película Orgullo y Pasión. En esa película, entre otras cosas, iba a suceder que Sofía Loren iba a encontrarse con algunos de los ídolos de su infancia, esos que ella veía como una niñita desde la sala de cine de Pozzuoli. Va a encontrarse así directamente y para trabajar con ellos, con Cary Grant y con Frank Sinatra. ¿Hubo dudas y vacilaciones en el espíritu de Sofía sobre si el hombre de su vida iba a ser Cary Grant o iba a ser Carlo Ponti?
Ah, io avevo soltanto 22 anni. Tenía 22 años. Quindi a 22 anni non si ha veramente... si hanno le idee ancora un po' confuse, perché non si sa che cosa uno vuole dalla vita, dal lavoro, dalla vita privata, e tutto è molto confuso. Naturalmente quando uno incontra una persona come Cary Grant si perde la testa, perché Cary Grant è una persona unica, è rara, eccezionale. Poi Cary Grant faceva parte di un personaggio di Pozzuoli, quando io vedevo i film a Pozzuoli, nel cinema di Pozzuoli. E quindi è stato per me veramente un fatto molto molto scioccante per me, l'impatto con Cary Grant. Però quando io ho dovuto decidere la mia vita, naturalmente da buona napoletana ho deciso di sposare un uomo del mio paese, quindi Carlo Ponte. En ese año 56 la encontramos en Madrid, estuvimos a recibirla en Barajas. Le hicimos numerosas entrevistas para diversos programas de las cadenas de radio de España. No existía la televisión, por ahí quedan algunos recuerdos. En esos días ella se encuentra con un mundo variopinto, el mundo de los toros, el mundo de los tablaos flamencos. Ella torea a la limón con Luis Miguel Dominguín, muerta de miedo. Sí. Muerta de miedo, sí. Y baila flamenco por las noches en los tablaos y cuántas cosas más. ¿Cómo era la España que descubre? Ma io ballo sempre, anche se non ballo il flamenco, sí. Io ballo sempre. Io amo la musica molto. Sí. ¿Y cómo fue el descubrimiento de España? ¿Qué le pareció nuestro ambiente? Ma per me sembra una festa. Una festa come a Napoli quando c'è il carnevale, quando c'è Piedigrotta, i fuochi d'artificio. Era veramente una festa. El rodaje fue largo y pesado, ¿no? Molto muy, muy lungo, difícil. Molto, molto. Muy duro. Difficile. Sei mesi di rodaje. Felicità è difficile trovarla. Si trova un momento, forse, in un momento della giornata, in un momento della vita, ma non è un fatto continuo la felicità, non è possibile. Ma il cinema americano per me è stata un'esperienza molto positiva, perché ho avuto l'opportunità di fare molti ruoli diversi l'uno dall'altro, e ho avuto l'opportunità di lavorare con tanti attori americani, forse con tutti gli attori americani di quel tempo lì, da Clark Gable, Cary Grant, Alan Ladd, John Wayne, Anthony Quinn, Anthony Perkins, tutti gli attori in quel momento lì. Quindi per me è stata una scuola meravigliosa. Forse tutti i film che ho fatto in America non erano dei film fantastici, però per me in quel momento lì, che avevo soltanto 22 anni, 23 anni, è stata veramente una scuola molto positiva per me, ed è stata una cosa che mi ha fatto veramente conoscere sul mercato mondiale, perché se io non andavo in America a fare dei film con gli americani, io sarei rimasta soltanto un'attrice italiana, non avrei mai avuto questo mercato internazionale che ho avuto quando sono andata a Los Angeles a fare dei film con gli americani. Per esempio, Clark Gable, con il che hizo una película. Sorriso. Sonrisa. Sì. Brando. Autorità, molta autorità. De Sica. Ma tutto, per me De Sica era tutto. Non ci sono parole per dire che cosa penso io di De Sica. Peter O'Toole. Molto senso of humor. Anthony Perkins. Molto simpatico e interessante come essere umano. Molto interessante, sì. Alan Ladd. Carino. Richard Burton. Ah, fantastico. Adoro Richard Burton. Anthony Quinn. Chaplin. Formidabile. Chaplin formidabile, perché io considero Chaplin veramente uno dei pilastri della nostra professione. Senza Charlie Chaplin io forse non sarei qui a fare l'intervista con lei, perché secondo me Charlie Chaplin ha inventato il nostro mestiere. Ha edificato su vita come usted sperava, come deseava, come queria quando era niña in Pozzuoli? Molto, molto di più di quello che sognavo. Más todavía de lo molto, che sognava. Molto di più. Io non sognavo tanto. No, no, assolutamente. Sognavo molto, molto meno.